sembra che oh, questa cosa è importante, oh, importante. Non parlate male di nessuno, parlate bene di qualche cosa. E questo non è, per esempio, non abbiamo visto questo squallore dell'ultima campagna elettorale, in cui specialmente una parte politica, non faccio nomi, però sono dementi, quindi sono molto facile da riconoscere, sono proprio dementi, che hanno fatto tutta la campagna elettorale contro qualcuno, ma si può. Ma parla delle tue cose, parla di quello che vuoi fare per aiutare la gente, parla della situazione, parla. Ma che roba! E questo è un minimo segno di apertura cardiaca, un minimo, insomma. Ma non parlare mai, mai male dell'avversario, il pericolo del fascismo, il pericolo del fascismo, ancora su queste cose. Ho fatto una conferenza tanti anni fa che ti riproporrò, che è sull'immigrazione, proprio, se volete cercarla, però magari oggi nel pomeriggio la duplico, ogni tanto mi piace duplicarla, in cui parlavo già di quello che sarebbe successo quando le persone cominciano a riempirsi il cervello e le ossa da morto di questi principi senza senso, insomma, quando si incomincia a giudicare gli altri pesantemente solamente perché non hanno le idee che hai tu, insomma, questo, beh, insomma, anche questo sarebbe un argomento, però non si può approfondire tutto, perlomeno non si può approfondire tutto una volta sola. Ma io penso che questo monito, questo consiglio che vi do di non partecipare mai in nessun modo allo svilimento, ecco, se oggi imparate già solo questo sarebbe importante. Avete capito cos'è lo svilire, disprezzare qualcosa? Forse anche l'ex fidanzato, l'ex marito, smettetela, smettetela, smettetela di svilire, disprezzare. Beh, perché potreste capirlo da soli, però attenzione, perché voi parlate molto spesso di energie, io non ne parlo quasi mai, perché il discorso su energie è molto spesso un discorso completamente farlocco, sapete? Però funzionano queste cose. Attenzione, dal momento in cui voi vi lasciate andare, anche così per un momento così di debolezza, vi lasciate andare allo svilimento, a disprezzo di qualcosa, attenzione, perché in quel momento voi create le circostanze energetiche per ricevere a vostra volta chi vi disprezza, chi vi svilisce. È molto semplice questa cosa. Allora, liberatevi dallo svilimento e dal disprezzo, se sia chiaro. Se voi lo fate, siete immuni, avete una specie di corazza addosso, qualcosa di corazza di luce, di cui poi si parla, e ne voglio parlare perché è importantissimo, se ne parla qui, in questa lettera. E niente vi può toccare, niente può entrare. Quello è proprio lo scudo della luce, parla di esercito della luce, vi sto anche parlando già di questo. Ma attenzione, perché se voi lasciate spazio al vostro interno, allo sminuire qualcosa, qualunque modo, basta duplicare un post già fatto. State bene attenti che non ci sia niente che parli male, che giudichi, non fatelo, anche se a voi sembra che, oh, anche se siete presi dal complesso del missionario, no, non fatelo. Perché in quel momento voi energeticamente vi rendete deboli e quindi quelli che per qualche ragione, avrete sempre qualcuno che per qualche ragione ce l'ha con voi, sempre, e parlo anche di questo, in quel momento non riuscirete a riconoscere la trappola. Spiego bene? Sto dicendo una cosa importante perché poi voi ascoltate, diciamo, ah, che bella lezione, no? Bisogna che queste lezioni siano pratiche per voi, che voi impariate delle cose, che voi incominciate ad applicare queste cose. Se vi lasciate andare, questo è un po' il sunto, se vi lasciate andare al disprezzo, allo svilimento, come chiama lei, attenzione perché sarete oggetti dello stesso disprezzo o svilimento. Siete sempre oggetto di disprezzo, ma tutto può scivolare intorno alla vostra armatura, al vostro scudo luminoso. Questi non sono principi farlocchi, queste sono cose estremamente pratiche che funzionano benissimo. Qualcuno mi chiedeva qualche giorno fa,
riguardo alle fatture, senza IVA naturalmente, quelle fatture in cui le persone vogliono riconquistare il loro ex fidanzato con una fattura di una fattura. E qualcuno mi chiedeva, ma funzionano queste cose? Funzionano o non funzionano? Funzionano sì. Funzionano sì, ma in quale misura funzionano? Nella misura in cui il vostro campo energetico ha dei buchi. E questi buchi, cari miei, siete voi a metterli in atto. Quindi non sottovalutate le cose piccole. Anche se pensate di aver ragione, non fatelo. Perché vi rendete suscettibili di quello che arriva dall'esterno. Il problema poi è che non lo riconoscerete neanche, è una, proprio una spirale discendente. Si entra in un circolo e non si sa dove va a finire. Anzi, vi ho parlato prima di questo vortice che porta verso l'inferno, quindi in questo periodo, ascoltatemi bene, non scherzate su queste cose, non fatelo. Perché c'è veramente il rischio che qualcuno vi prenda per i piedi e vi tiri all'interno di quel vortice. E poi voi direte, mentre state cadendo, ah, ma io sono una brava persona, non ho mai fatto male a nessuno. Sì, però hai permesso al tuo essere, al tuo campo energetico, di essere complice dello stesso sistema di svilimento e di corruzione di cui Elena sta parlando. Ora, io penso di avervi dato questa idea, se avrete delle domande me le farete, no? Andiamo avanti. Da tutti gli angoli del mondo giungono richieste, domande di conoscere meglio come aderire all'esercito della luce. Questa è una cosa bella, l'esercito della luce è una cosa bella. Io so che i parroccanti del lavoro su di sé, insomma, si definiscono, quindi fanno parte di questo esercito della luce. Qualcuno dice addirittura che fa parte delle gerarchie di coloro che governano questo pianeta, insomma, vabbè, poi ognuno si prenderà le sue responsabilità e si prenderà il suo peso. Comunque, io vi consiglio di non farlocare su questo fatto dell'esercito della luce. Sappiate che noi siamo i soldati di questo esercito della luce, quindi boh, non so se sia il caso di vantarsi di essere dei soldati. Insomma. E poi ci sono i tenenti, i caporali, gli ammiragli, l'ammiraglio, il capitano, il generale, insomma, lasciate fare a coloro che hanno merito, questa è la meritocrazia ancora una volta, lasciate fare a loro quello che è importante. E noi accontentiamoci di servire, di coltivare la devozione e soprattutto di non mettere dei bastoni tra le ruote al loro lavoro. E quello che vi ho detto prima sullo svilire e sul disprezzare, quello lì, guardate, se volete essere davvero, volete far parte dell'esercito della luce, la vostra anima deve essere pulita e forte, come abbiamo studiato l'anno scorso, eh? Ricordate? Va bene, dai. Andiamo avanti. Sentite questa frase, che bella. Ecco perché proviamo tanta gioia nel trasmettere la nostra luce. Mi devo tradurre questa frase, ve la rileggo. Dopo aver detto, riceviamo tantissime domande su come aderire all'esercito della luce, dice, ecco perché proviamo tanta gioia nel trasmettere la nostra luce. Questo è un concetto importante. Un po' alla volta si riconosce l'apertura di coscienza di una persona, quindi voi potete fare anche voi un piccolo esame di coscienza, quando l'interesse e il benessere degli altri incomincia un po' alla volta ad avere il sopravvento rispetto alla vostra idea di interesse, di benessere. Questo si chiama servizio, servizi. Il servizio è uno degli aspetti più importanti della crescita spirituale. E guardate bene, ascoltate questa parola, servizio. Servizio. E vi ripeto, il servizio è una delle componenti essenziali per la crescita spirituale. Cioè a un certo punto, se ciò che noi pensiamo
non si traduce in servizio, non ha senso. Una mente aperta, una mente illuminata, sorretta da un cuore illuminato, che agisce, le spalle rappresentano l'azione, l'agire. Questo agire non è il nome di se stessa, ma è il nome di un progetto più grande, è il nome di un anelito spirituale. Questo si chiama servizio. E la parola servizio, vedete, non è stata svilita e disprezzata ancora una volta. Guarda quante cose che ci sono. Non è così? Andare a servizio. Andare a servizio è una cosa sconveniente. E invece, vedete, non cadete in tutte queste trappole. Tutte le parole vengono sminuite. Poi ci vuole la logica spirituale, che è il sistema che stiamo usando noi, dove tutte le parole vengono riviste. È un lavoro enciclopedico, un lavoro enorme, quello che cerco di fare con voi. Perché cerco di farvi vedere dove sono le trappole. Le trappole sono anche nelle parole così, una parola così, una parola servizio. E allora, tu leggi un libro sulla spiritualità e dici a un certo punto l'essere umano si deve mettere a servizio e tu hai in testa che a servizio viene la badante e allora hai questa idea in testa e questa idea circola. Ti rendi conto che sono due concetti diversi, ma circola, questa idea circola. Dovete rendervi conto dello svilimento di cui sta parlando oggi in questa lettera, come al solito. Fantastica, piena di insegnamenti profondi. Va bene? Allora, cosa dice? Ecco perché proviamo tanta gioia nel trasmettere la nostra luce. Vedete perché è importante questa frase? Perché mettersi a servizio non è qualcosa di discutibile, ma è qualcosa che fa crescere la gioia interiore. Naturalmente è un gradino di risveglio e sapete che i gradini non si possono saltare, prima dovete fare tutti i gradini normali. Però a un certo punto sentirete, e la maggior parte di voi sente questo anelito, perché vi ricordate la respirazione spirituale? Beh, la respirazione spirituale contiene sempre una spinta verso il servizio, sempre. Voi respirate e c'è qualche cosa dentro che vi dice oggi mettiti a servizio di qualche cosa, di un progetto o di qualcuno, aiuta qualcuno, sii gentile. Questo è l'anelito spirituale che passa attraverso la respirazione. Però bisogna capire bene, altrimenti quando questo anelito arriva nel vostro essere, si spalge e a un certo punto arriva a scontrarsi con quelli che sono gli schemi di pensiero. Voi sapete che gli schemi di pensiero oramai sono diventati una palla a piede, sono stati utili per millenni, ma adesso sono una palla a piede. E quando alcuni principi spirituali arrivano nell'ambito nel contesto del mentale inferiore, lì fate una fatica incredibile poi a liberarvi dalla pesantezza di questi schemi mentali, però un po' alla volta faremo questo lavoro insieme, speriamo tutti di fare questo lavoro insieme. E vedete, ancora una volta la leggo, ecco perché proviamo tanta gioia nel trasmettere la nostra luce. Se io non avessi questo adesso, il mio insegnamento, quello che vi trasmetto, non varrebbe niente, non è niente. Sono qua perché sono felice, sì, felice che ci siano delle persone che ascoltano e che un po' alla volta cercano di cambiare la loro costruzione, la loro organizzazione del mondo spirituale, perché siamo organizzati a pezzi, eh? Siamo veramente, abbiamo dei pezzetti in cui capiamo qualcosa, ma dei pezzetti in cui non capiamo niente. Bisogna che vi rendete conto di questo, bisogna mettere in chiaro tutto, la logica spirituale tratta tantissimi argomenti, un po' alla volta bisogna vederli tutti e smettere di pensare che è un insegnamento esterno che voi imparate qui, ma deve essere qualcosa che voi imparate dentro. Quello che vi sto dicendo deve farvi cambiare un po' alla volta. E dovete stare attenti quando questi svilimenti, quando questo disprezzo circola intorno a voi, perché è così, perché viviamo in questo tipo di mondo, e bisogna rendersi conto e assorbirlo con un sorriso. Accoglierlo con un sorriso e mai cedere a questo tipo di lusinghe, a questo tipo di inimicizie. Dopo aveva detto una frase che dice, ora non mi ricordo bene cosa diceva, e cioè nessuno è profeta in patria, una cosa del genere. Beh, funziona così. Quindi la patria si intende chiaramente la vostra città, l'ambiente nel quale voi vivete, beh, sappiate che è così. Questa è proprio una regola, eh? Non si esce da questa regola. Va
Ovunque voi siate, se avete un mondo intorno a voi, specialmente se siete cresciuti e se avete sempre abitato in una città, beh, sappiate che è quasi impossibile tirare fuori il meglio da voi stessi, a meno che voi sappiate come funzionano le cose e assorbiate il tutto con un senso di tenerezza e di leggerezza. Bisogna conoscere queste cose. E perché? Vediamo un attimo, anche se questo principio è per più tardi. Perché nessuno è profeta in patria? Ma perché semplicemente, vedete, voi fate una scuola, fate scuole elementari, scuole medie, università, e ammettiamo che l'anelito spirituale arrivi quando voi siete all'università, quindi, non so, 20 anni, 20 anni. E un giorno vi risvegliate al mondo spirituale. Boh, in quel momento sapete che risvegliarsi, nascere al mondo spirituale non significa aver capito qualcosa. Per niente proprio. C'è qualcosa che luccica dentro di voi, ma non avete la minima idea di che cosa sia e di quali siano le forze estreme che combatteranno da quel giorno in poi per fare in modo che questo anelito spirituale si spezzi, si deteriori. Vedete? All'inizio è così, all'inizio siamo nel caos più completo. E la crescita dipende da questa forza, di questo anelito, da questa luce che noi abbiamo ricavato dai milioni di anni della nostra esistenza, lì non ci possiamo fare quasi niente. Cioè, se questo apporto di luce che improvvisamente nasce, questa è la seconda nascita, è fortissimo, in quel momento vi dà gli occhi per vedere, orecchie per ascoltare, e potete vedere le trappole con i vostri stessi occhi. Questa è una cosa che accade molto raramente. Di solito questo afflato. Questo anelito è leggerissimo, è proprio come un alito di vento, e da lì bisogna costruire tutto un mondo pieno di insidie. Questo è un po' il nostro compito, di spiegarvi quali siano queste insidie, per vederle, per evitarle, se possibile, per accoglierle ancora una volta. Vedete? Allora, perché diventa molto difficile quando si è in patria, nessuno è profeta in patria? Perché gli altri vi conoscono per quello che eravate prima. E solamente quelli avanzati nel sentiero spirituale accoglieranno con gioia questo vostro risveglio. Gli altri accoglieranno con disprezzo questo vostro risveglio, perché abbiamo visto prima, perché Malcomune mezzo gaudio, che è una cosa nefanda e oscena, è il principio di tutti coloro che lavorano per il mondo oscuro. Avete capito bene come funziona? Quindi, non so, vi faccio un esempio veramente ridicolo. A un certo punto vi si risveglia qualcosa, vi si risveglia il desiderio di una ricerca spirituale. Prendete un libro e vi appassionate a quel libro. Poi all'inizio non avete idea che, insomma, di tante cose. Prendete un libro, vi piace e poi ne parlate ai vostri amici. E i vostri amici vi guardano e hanno un'idea di voi molto strana. E cioè dicono, ma tu non sei quello che alle elementari si faceva la cacca addosso, ma tu non sei quello che alle medie ha tirato il cancellino alla tua compagna di banco, ma tu non sei quello che alle medie ha messo la puntina sulla seggiola del professore di inglese, non sei, non sei, ah, tu, ma no, non sei quello, ah sì, parli di spiritualità, ma tu non sei quello che una volta ho visto in macchina andare a Vignotta. Per esempio, è un esempio un po' strano, però avete inquadrato, non è possibile, non accettano il vostro cambiamento. E perché non l'accettano? Perché loro sentono questa grandissima frustrazione, questo grandissimo dolore all'interno del loro essere, che tuttavia è spirituale, e invece che fare un lavoro di risveglio, fanno un lavoro di abbassare la qualità degli altri, capito? Invece di fare uno sforzo per alzarsi alla qualità degli altri, loro fanno uno sforzo per abbassare la vostra di qualità. Quindi bisogna veramente cambiare posto, dove almeno nessuno vi ha visto farvi la cacca nei pantaloni quando eravate all'elementare. E voi avete voglia di dire, ah, guarda, sì, è vero che in passato ho fatto delle cose, però adesso vorrei cambiare la mia vita. No, non c'è verso. C'è una frase del Vangelo, piccolo brano del Vangelo, che dice: ma chi è quello lì rivolto a Gesù? Nazareno, ma
dalla Nazarea può forse nascere qualcosa di buono. Tutti questi principi, vedete, questo è quello di abbassare la qualità delle cose. Ah, appartieni a quel gruppo, ah, appartieni a quell'etnia, ma cosa, non è mai arrivato niente di buono. Vedete, questo è il sistema che gli oscuri sono riusciti a trasmettere agli esseri umani ipnotizzandoli, ipnotizzati completi, zombie completi. Dovete riconoscere queste cose, non cadere in questi tranelli e imparare ad assorbire con tenerezza, con affetto e portare avanti l'accoglienza, perché queste sono le cose importanti, senza mai perdere neanche un'occasione. Capite? È un momento evolutivo adesso in cui non potete più perdervi, non potete più cadere in questi tranelli, perché ogni volta che cadete rischiate di ricominciare da capo, rischiate di dovervi ricostruire questa corazza di luce. E questa corazza di luce non è una cosa farlocca, non è una cosa inventata, è qualcosa di assolutamente reale. E voi lo sapete. Lo sapete, però a volte vi dimenticate che bisogna lavorare quotidianamente per crearsi questa forza, questo scudo, per essere veramente dei guerrieri, non a livello così farlocco, ma sono davvero dei guerrieri. Perché vi dicevo prima, siamo dei soldati, no? I soldati sono facilmente manipolabili, facilmente colpibili, no? E invece un po' alla volta dovete crescere, diventare caporali, tenenti, insomma. Avete capito l'analogia che sto utilizzando? E cioè mettervi a servizio, ecco di cosa sta parlando. E questo mettersi a servizio dà tanta gioia, come dice Elena. E lei si vede che lo dice in modo entusiasta. Ecco perché proviamo tanta gioia nel trasmettere la nostra luce. Non è magnifico? Come ha le idee chiare. No? Trasmetto un insegnamento, questo trasmetto un insegnamento dà un senso alla mia vita. Vedete, vi parlavo prima del corso istruttori, però non arrivate per farlo locale, arrivate se volete veramente, venite se volete veramente fare un lavoro. Tosto, insomma, un lavoro in cui vi impegnate, in cui cominciate ad avere le idee chiare, insomma, non venite per scaldare la seggiola. Però, un po' alla volta, la duplicazione, Fabio vi ha parlato nel primo corso dei duplicatori, cioè dei 4.6, un po' alla volta bisogna tutti quanti noi diventare duplicatori. Poi, non so se vi ha detto che la parola duplicazione ha un duplice significato, cioè uno è divulgare l'insegnamento, l'altro è duplicare ciò che si impara all'interno di sé, e questo lo dovete fare tutti. Duplicare all'esterno, a un certo punto si può fare, si impara, si può fare, ma duplicare all'interno lo dovete fare. Cioè, non si diventa 4.6 quando si diventa insegnanti e si duplica l'insegnamento a qualcun altro, no, 4.6 è prima di tutto la duplicazione interiore di tutti i principi. Imparate la legge dello specchio, bene, la imparate, ma l'applicate poi. Questa è la duplicazione, l'applicate. Se l'applicate siete come minimo un 4.6, se non l'applicate siete ancora prima, siete persone di buona volontà, ma che non hanno ancora imparato che l'insegnamento va applicato quotidianamente. Questo è un po' alla volta, applicare l'insegnamento vi dà gioia e allora avete voglia di duplicarlo anche all'esterno. E in quel momento non preoccupatevi di ciò che direte, perché le parole sgorgeranno dalla pienezza, dalla sovrabbondanza cardiaca, dalla pienezza del vostro essere. Beh, penso di aver spiegato bene questo punto, e ve la rileggo ancora una volta, perché insomma io leggo una frase e questa frase mi rende contento, tanto contento. Ecco perché proviamo tanta gioia nel trasmettere la nostra luce. Penso che sia un po' più chiara questa cosa. Vedete che sono frasi che possono passare inosservate, invece sono del centro, che danno un'idea di con quale persona stiamo parlando.